Cittadini, buonasera. Ogni tanto ci rivediamo, nonostante qualcuno pensa che il sottoscritto debba stare fermo, zitto, ma questo non accade. Non accade perché siamo dei cittadini che nella vita si sono sempre prodigati. E io ce l'ho nel DNA. Mio padre, mia madre, li conoscete tutti quanti. E quindi vengo qui a dirvi le cose come stanno, per un senso di dovere, perché a qualcuno devo ricordare che sono sempre un consigliere comunale eletto con il massimo dei voti, 359 voti grazie a voi, grazie al mio operato. E a qualcuno gli dà fastidio questa cosa. Però Salice ha bisogno di chiarezza e quindi il sottoscritto, insieme con gli amici di Itaca, che mi pregio di averli qua sopra, che 10 anni sono che è nata Itaca, io insieme a mio fratello, insieme con Francesco, con tanti altri amici, creammo questo punto d'approdo, quella stanzetta che è diventata punto di riferimento di tanta gente, di tanti politici, perché in 10 anni Itaca ha fatto sì dei sacrifici, ma comunque è stata a disposizione della popolazione e si è data da fare anche nelle tornate elettorali che ci sono state. 10 anni, vi dicevo, di impegno. Marco Marandugno ha preparato un dossier. Io dovrei leggervelo, però il tempo è tiranno. Devo spiegarvi tantissime altre cose. Comunque, 10 anni verranno inaugurati fra qualche giorno con la presenza del consigliere regionale Blasi e con all'epoca senatore Maritati, che venne nel 2005 a inaugurare l'associazione Itaca, e verranno e poi ve lo faccio sapere e cercate di partecipare, perché lì saranno salutati dei temi molto importanti, saranno trattati dei temi molto importanti per Salice. Come vi dicevo prima, io qui sono venuto per dirvi determinate cose, perché il paese ha bisogno di sapere. Cittadini, io manco qui dal 21 di marzo, mi sembra, è stata l'ultima volta che sono venuto qui a salutarvi, perché dovevo dirvi delle cose. E nel frattempo, da marzo ad oggi, qualcosa è accaduto in paese, non può essere tralasciato. Ci sono stati determinati passaggi politici, amministrativi, e che quindi si deve dire. A maggio ci sono state le regionali, le elezioni del rinnovo del Consiglio regionale, dove è stato eletto presidente il grande Michele Emiliano. E Itaca ha supportato un consigliere uscente regionale che si è mosso in quei 5 anni, dal 2010 al 2015, nel territorio salentino, nella regione Puglia e pure per Salice, ha fatto da supporto. E quindi Itaca si è avvicinato a quella persona e ha scelto in campagna elettorale di votare e fare votare Sergio Blasi. Il consigliere Blasi è stato eletto consigliere regionale ed è stato il più suffragato, come a Salice, 304 voti. Cittadini, Itaca, un'associazione che sta in mezzo a voi. Stare in mezzo a voi significa stare in mezzo ai problemi, fatevelo dire. Perché oggi come oggi, nella nostra quotidianità,
come si è fatta la vita difficile, i problemi ci sono. E Itaca li affronta quotidianamente. 304 voti. Questo cosa significa? Un dato fermo, un dato anche politico. Perché se Gio Blasi è del PD e il Partito Democratico a Salice è un partito di maggioranza, che se Itaca sceglie di votare un altro candidato, il Partito Democratico di Salice, oltre a fare la figuraccia che ha fatto, perché dovete sapere che il segretario politico, quello che chiamavo e chiamo il segretario dello zio, non il segretario del PD, del Partito Democratico, ma bensì il segretario dello zio. E quindi, dicevo, il segretario ha supportato il suo candidato, la candidata Fiore detta Ada, 62 voti. Vergognati, vergognati, tu insieme con qualche altro che dice di essere del PD, quando da qui sopra il segretario regionale, allora Sergio Blasi, doveva sponsorizzarlo per candidarlo, e invece in questa tornata elettorale, per dei suoi rientri personali, e parlo del dottore Tondo, insieme con il presidente del consiglio comunale, scelgono di votare un altro candidato e prendono, questo altro candidato prende 160 voti. Quindi loro del Partito Democratico se ne infischiano assolutamente, lo hanno soltanto utilizzato per la candidatura e basta, poi non contano niente. E quindi un dato politico che qualcuno già all'epoca lo ha fatto notare, e politicamente, oltre la mia uscita dalla maggioranza, perché qualcuno voleva che io rimanessi in maggioranza, nonostante mi era stata tolta la delega da vice sindaco, qualcuno voleva che io rimanevo, perché dovevo alzare la mano, dovevo dire signor sì. E che cosa stiamo facendo qua? Dissi. No, tranquillo, Gadano, tanto gli ultimi 6 mesi li farai da vice sindaco. Io i zuccherini nella vita non li ho mai presi. Questi dolcificanti che non servono a nulla. Io ero stato eletto vice sindaco dal popolo e quello doveva rimanere per una continuità, per un lavoro che ho fatto e che sto facendo, che continuo a fare e che continuerò a fare, nonostante lui è geloso, che risolvo i problemi. Quindi dicevo, una vergogna politica. Quindi già le dimissioni politiche, è un dato, qua ci sono i dati, dei candidati, delle regionali, il Partito Democratico, 630 voti, vergognati, segretario, insieme tu, insieme con qualche altro. 630 voti, che se togli i voti di qualche amico che ha votato a Badia Russo e di Sergio Blasi che ha votato, che Itaca è stato come supporto, fatevi conti voi che cosa rimane, una manciata di voti. Vergognati, segretario, segretario dello zio, Marinacci, fai un'analisi, non che usi la sezione del Partito Democratico soltanto sotto indicazioni dello zio, quando deve parlare dei dipendenti comunali. Ha fatto una riunione lì dentro al Partito Democratico, che hanno partecipato 5-6 persone, non di più, perché dovevano parlare del personale dipendente del comune. Questo fa. Poi ne riparliamo del personale, ci arriveremo. Quindi signori cittadini, quindi un dato incancellabile, politico, una vergogna.
Allora, cittadini, dobbiamo fare anche l'analisi, perché oltre poi le regionali c'è il comportamento di questa maggioranza, il comportamento di questi amministratori, che sta sulla pelle di ognuno di noi, sulla pelle di ogni cittadino. E qua a Salice dobbiamo reagire. Io, come dissi in Consiglio Comunale, non sono un fomentatore di massa, cioè dire cittadini andiamo di peso e buttiamoli giù. No! Quando mi incontrate ne parliamo in associazione, nella nostra associazione Itaca, che cresce ogni giorno, quella crescita lo si vede, lo si nota, non soltanto dal dato elettorale, dottore Dondo, che tu dici che erano i voti tuoi perché eri candidato sindaco e mi hai fatto votare. Ti ho detto stasera in Consiglio Comunale che Sergio Blasi l'ha votato Itaca, e Itaca cresce ogni giorno. Se stasera la presenza qua sul palco della signorina Russo significa che l'associazione Itaca affronta i problemi e ha un valore immenso, quello di essere un'associazione vicino ai cittadini. Questa è la differenza tra il sottoscritto e qualche altro che prende in giro le persone. È vero? Altro che dici ho la coscienza a posto. Quale coscienza c'hai? Ma adesso ne riparliamo, arriviamo alla tua coscienza, se quella è coscienza o meno. Quindi dicevo, dopo le elezioni regionali c'è stato questa presenza, questo quasi sì amministrare a Salice. Qualcuno pensa che il sottoscritto non li segue di quello che non fanno, non di quello che fanno, di quello che non fanno, perché quella è la cosa peggiore, perché per Salice si potrebbe fare tanto e non fanno nulla, anzi, poi ci arriveremo piano piano a quello che hanno combinato e a quello che stanno facendo. Quindi dicevo, hanno amministrato e siamo arrivati al 29 di luglio presentano un consiglio comunale all'ordine del giorno l'aumento di determinate tasse, tutte. Abbiamo fatto i manifesti, l'associazione Itaca, Primavera Salicese, il consigliere Leuzzi, il consigliere Torino Rosato, tutti uniti per un solido intento, dire no a quello che stavano per fare. E purtroppo il 29 di luglio lo hanno approvato, se lo sono approvato quell'ordine del giorno, quell'aumento delle tasse. Subito dopo siamo ritornati con i manifesti e con le nostre posizioni, anche su Facebook, dicendo la nostra. Primavera Salicese, il consigliere Leuzzi, Tonino Rosato, l'associazione Itaca, gli ha detto cosa avete fatto. L'associazione Artigiani, ben rappresentata da Gian Piero Manno, un ragazzo che si muove per Salice, perché uno quando ci mette la faccia, poi c'è il risultato elettorale, glielo prende. Ecco perché dico ben visibile questo suo lavoro. Tutti gli abbiamo detto all'amministrazione che cosa avete fatto. Subito dopo, neanche il 29 di luglio aumentano le tasse, il 17 di agosto
approvazione del bilancio in consiglio comunale. Cittadini, l'approvazione del bilancio è una cosa importantissima per ogni amministrazione, perché da lì dipende la vita dei cittadini, la vita del paese. Scusate, sto trovando queste carte, non so. E il consiglio comunale, il sottoscritto prende la parola e sono atti di deliberazioni che li potete scaricare da internet. Ci state presentando, vi leggo solo una parte, ci state presentando una proposta di deliberazione figlia del Consiglio Comunale dello scorso 29 luglio, dove irresponsabilmente voi, maggioranza, avete aumentato le tasse, perché secondo voi era l'unico modo per far quadrare i conti del bilancio. Avete fatto un manifesto dicendo che era una scelta obbligata, scaricando la responsabilità sul taglio dei finanziamenti che lo Stato non eroga più ai comuni. Se la sono presa con Renzi. Quando sapete perfettamente che i comuni limitrofi o la stragrande maggioranza dei comuni della Regione Puglia del Salento non l'hanno fatto, non hanno aumentato le tasse. E la vostra, continuando il mio intervento, la vostra grande professionalità sbandierata, perché loro si ritengono giunta dei professionisti, ecco perché mi defenestrarono, perché io non ero un professionista, cittadini, vi ricordate, no? Voi che dite di essere professionisti, dove è andata a finire la vostra professionalità? Approvare un bilancio del genere significa mettere un paese in agonia. Noi dell'opposizione i consigli li abbiamo dati, ma voi siete sordi. Io come cittadino di Salice e come consigliere comunale non voterò mai a favore un atto simile e combatterò sempre tutte le scelte antipopolari che state facendo per garantirvi il proprio stipendio, altro che maggioranza di sinistra. Vicina alla popolazione, voi siete dei borghesi, questo siete, e non chi tutela gli interessi dei lavoratori, perché lì in mezzo c'è qualche pseudocomunista, poi ne parliamo di questo, signore. Loro pensano ai vostri interessi, agli interessi di parte, gli interessi di parte. Interessi di parte significa che solo in quel modo, approvando il bilancio, loro si garantivano lo stipendio. Lo stipendio che il signor sindaco, il dottore Tondo, dice che prende pochi euro, quando sapete perfettamente quello che guadagna, quanto guadagna da più parti. Lui, insieme con gli assessori, lui prende 1500 euro, 700 euro il vice sindaco, 650 euro gli altri assessori. Cittadini, ma vi faccio una domanda: chi va a lavorare deve essere pagato per quello che fa, deve essere remunerato, perché ci mette il sudore della fronte o perché ci mette il cervello. Un cristiano cae fuori e si guadagna la giornata, butta il sangue e lo dimostra. Ma loro che non fanno niente, che non hanno fatto niente in questi anni,
ed è passato un anno e la devi finire di dire tu stavi in maggioranza con noi, ma sai perfettamente che erano ogni giorno che cosa ti diceva e che cosa faceva, perché io per te rappresentavo il sassolino che ti dava fastidio, che non potevi fare quello che dovevi fare. E poi ti ho detto in consiglio comunale, visto che la mia posizione è cambiata, non sto più in maggioranza, e quando ti dicevo delle cose fai quello e quell'altra cosa, non mi ascoltavi, adesso che sono all'opposizione, che il ruolo è cambiato, ascolta quello che gli dico. E non è stato neanche preso in considerazione questo, va avanti a carro armato come un mulo. E ridevano i cittadini, sghignazzavano. Mi sembra che il consigliere Leuzzi tempo fa ha presentato una domanda per quanto riguarda la partecipazione delle emittenti, che saluto stasera, sali c'è, andiamo in forma, grazie della presenza, cioè di registrare, di mandare in video nelle famiglie, di vedere i comportamenti di questi signori che si permettono di sghignazzare, di mettersi a ridere. E io gli dissi, c'è poco da ridere, qua c'è da piangere, c'è da piangere quello che avete fatto alzando le tasse, perché di questo si tratta. Cittadini, svegliamoci, perché loro così vogliono, così vanno avanti, mettendo una cappa, non fanno niente per spiegarvi. Ci hanno portato questi due consigli comunali così, senza che noi lo sappiamo preventivamente. Doveva invitare le associazioni, doveva invitare i capigruppo, doveva portarlo in piazza un bilancio partecipato. Non lo ha fatto, e lo sapete perché non l'ha fatto. Perché se no ci saremmo buttati tutti contro. Cittadini, partecipate quindi ai consigli comunali. Non è bello che voi non sapete nulla di quello che accade, di quello che fanno quei 3-4, perché c'è qualcuno lì sopra della maggioranza stessa che non sa neanche quello che fanno quelli della giunta. E mi riferisco al presidente del consiglio comunale Gino Pesano, tu fai parte della maggioranza, altro che mi dici, sai Gaetano, la cosa personale è un conto, la politica è un altro. Certo, certo, forse potresti essere l'unico, ma siccome fai parte della maggioranza, devi pagare pure tu la tua irresponsabilità, che non sai neanche quello che la giunta va a prova, le determine, non sai nulla. Tu e insieme con noi l'altro consigliere Mogavero, non sapete nulla, quello che fanno la nicchia, la cupola, di questo si tratta, cittadini. Quindi, dicevo, il lavoro, cioè uno per essere pagato deve lavorare, e vi ho fatto gli esempi, uno che guadagna perché dimostra di aver lavorato. Loro questo non lo dimostrano, sui fatti. Ed ecco perché ho detto in consiglio comunale, voi lo stipendio lo rubate, sono stato chiarissimo, lo rubate, e non ho problemi a ridirlo, e lo sto dicendo in piazza, me ne assumo le mie responsabilità, come mi assumo le responsabilità di altre cose, di essere stato in maggioranza. Perché, cittadini, lo stipendio non se lo guadagnano assolutamente. E cittadini, scusate, non dice qualcuno che tengono le pastiglie comunque. Però cittadini non se lo guadagnano.
questo stipendio. E quindi non hanno diritto sacrosanto di prendersi quello stipendio. Io in consiglio comunale ho detto determinate cose. Loro poi rispondendomi, perché quasi sia si sentivano forti in consiglio comunale, prende la parola, perché poi li devo analizzare uno per uno questi signori della maggioranza, perché come cittadino insieme con voi e sia come consigliere comunale l'operato, cioè quello che fanno e quello che non fanno, deve emergere, lo dovete sapere cittadini. Prende la parola l'assessore Fina, Arcangelo Fina, e sta scritto qua sugli atti, sta scritto, dice: Ponzio Pilato non sempre ha le mani pulite. Assessore Fina, hai detto una cosa gravissima, facendo intendere chissà che cosa sulla mia persona, sulla mia integrità, quando sai perfettamente che per il bene di un cittadino cosa ho fatto, che cosa ho subito e non rifarei. Tu te ne sei scappato nel 2010, cittadini. Io ero candidato alle regionali. Voi dovete sapere determinate cose. Voi dite: ma che cosa mi interessa i fatti personali? No, questi la devono finire. Devono capire il ruolo, se ce n'hanno ruolo. Vi dicevo che ero candidato nel 2010 alle regionali, nel partito dei Verdi insieme con i comunisti italiani. Lui gelosissimo, siccome questa cosa viene a livello provinciale, a livello regionale, questa mia candidatura, lui gelosissimo va a un responsabile provinciale dei comunisti italiani e dice: ma chi avete candidato? Un delinquente? Arcangelo Fina, se all'epoca ti ho lasciato perdere, se ti ho lasciato proprio insignificante per me, oggi come oggi, assumiti le responsabilità di quello che hai detto. Io non minaccio nessuno, però ti devi ricordare in giunta che eri quello che portava determinati opuscoli della Michelli, assessore Fina. Stai attento quando ti permetti di buttare calunnie, perché il mio tribunale è questo, sono i cittadini. Arcangelo Fina, la devi smettere, perché sei un incapace e lo hai dimostrato, la tua incapacità. Ecco perché sei un ladro che rubi i soldi del tuo assessorato, del tuo stipendio da assessore, lo rubi, non fai niente. Lui ha la stessa deleghe mie che avevo, ambiente. Che cosa hai fatto per l'ambiente a Salice in quest'anno? La sanità, che cosa hai fatto? L'agricoltura, che cosa hai fatto? La polizia urbana, che cosa hai fatto? Il personale, che cosa hai fatto? Questo super assessore che si permette di calunniarmi. Allora cittadini, non fa niente. È uscito un bando per quanto riguarda 70.000 euro che i giovani in agricoltura come primo insediamento potevano fare, non ha fatto niente, non ha fatto assolutamente niente. Che cosa stai facendo per il canile? Un canile che ha avuto dalla Regione Puglia, dopo che il sottoscritto si è interessato,
ad avere un finanziamento di più di 10.000 euro nel 2013. Sono passati 3 anni, ma in un anno che tu hai la delega, che cosa hai fatto? Che cosa stai facendo? L'ambiente è sotto gli occhi di tutti. L'ambiente a Salice, perché non c'è controllo, non c'è controllo. È tutto pieno di pali, senza che non sappiamo più quei pali di dove sono, se sono dell'Ene, della Telecom. Mai sia, Signore, va a succedere che cade qualcuno di questi pali, mai sia. Queste sono cose che i cittadini mi hanno detto, ma è sotto gli occhi di tutti, che questa ferraglia sporca Salice, le auto, un cimitero di auto senza assicurazione, ferme. Se mai sia, Signore, va a cadere qualcuno su quella macchina, sono guai seri. Che cosa stai facendo? La polizia urbana, il primo finanziamento a Salice per quanto riguarda la videosorveglianza che fu montato con un contributo che il sottoscritto fece avere, è stato Gaetano Ianne nella scorsa amministrazione quando era sindaco di Dorato de' Medici. Tu che cosa hai fatto? Che cosa stai facendo sul personale? I dipendenti comunali che ti hanno chiesto un incontro e tu ci hai messo un mese per riceverli, per dire nullità poi, irresponsabile che non sei altro. In seduta di bilancio dissi: fate qualcosa per quei dipendenti comunali che da 35 anni lavorano per 4 ore, andranno in pensione con 4 ore, con una miseria. E stava scritto sul programma di quella lista bene comune che ha vinto le elezioni, che il sottoscritto ha fatto vincere le elezioni. Quel programma che era stato scritto dal dottor Emanuele Parlangeli. Emanuele Parlangeli che dopo 5 mesi di amministrazione disse: Gaetano, non è stato fatto niente, non si sta facendo niente di quel programma, che cosa stai facendo nell'amministrazione? Quindi i cittadini, già dopo 5 mesi, Emanuele Parlangeli, il dottore Parlangeli, che aveva fatto il programma, mi esortava di uscire da quella maggioranza. E io dissi: vediamo un pochettino, cerco di essere di supporto. Ma dopo ne sono onorato di essere uscito da questo putiferio, da questa nullità. Cittadini, quindi questo assessore che non fa niente, riflettete se si riguadagna o non si riguadagna quella mensilità. Quella mensilità che sono soldi nostri. Poi passiamo ai servizi sociali. Servizi sociali, assessore Margherita Damone, dottoressa, 2 lauree, se la prende a livello personale, ma tu devi capire che come ti piace il bello, come ti è piaciuto diventare assessore e quindi guadagnare, ti devi prendere anche le bastonate politiche, perché sei una delusione. E lo sai pure tu stessa che sei una delusione. I servizi sociali che sono importantissimi oggi come oggi. I bisogni sono della gente, i servizi sociali. I bisogni! Quei bisogni che tu non sai affrontare. Ecco perché sei una delusione. E lo sai perfettamente. Ma anche perché ti dico di più. Che quel poco che cerchi di fare ti viene annientato dal medico che vuole far dimostrare che sa tutto, che ha la mente eccelsa e quindi ti blocca quelle piccole iniziative. Tu, Margherita Damone, che chiedi alla gente: ma secondo voi se mi ricandido mi votate, mi votano? Tu devi uscire dalla maggioranza
stata mai candidata. Giusto, giusto, i cittadini dicono non è stata mai candidata. Devi ringraziarci se fai l'assessore lì sopra. Quindi prendi una decisione che oggi ti darà la giusta causa, oggi ti darà la visibilità se un giorno ti vuoi ricandidare. Anche se sarà difficile metterti in una lavatrice e lavarti delle tue irresponsabilità, compartecipi della maggioranza. Servizi sociali, quindi, che sono i bisogni, dicevo, della gente. Un parco giochi e la delega dei servizi sociali. Abbiamo fatto anche un manifesto, cittadini. Tre gare, tutte e tre gare deserte. Allora una volta, due volte, ma tre volte significa veramente essere irresponsabili. Se la prima volta e la seconda volta è andata deserta, qualche cosa non c'è nel bando, tu dai lo stesso indirizzo che per due volte hai dato sbagliando, lo dai per la terza volta. E avete visto un'oasi, là abbiamo speso 40 milioni, 40 mila euro di soldi di cassa del comune per ristrutturarlo. Vedete che fine ha fatto un polmone verde, che assaggi non ce ne sono. Vergognati. E poi dici di fare parte della giunta dei professionisti. Irresponsabile che non sei altro. Che cosa fai? Gestisci il centro polifunzionale con questo CSL in allegria, mandando delle persone a ritirare un premio. Il CSL spende dei soldi. Quei soldi, quegli euro, secondo l'associazione Idara, secondo Vegano Ianne, secondo tutti i cittadini, credo, potevano essere utilizzati per dei fabbisogni più diretti, per chi ha bisogno, per chi sta morendo di fame, per chi non ha una casa. Qua dietro abita una ragazza madre, vergognati, quando è venuta a chiederti un contributo, che cosa gli hai detto e che cosa hai fatto? Dimettiti! E dimostrerai veramente allora di essere quello che sei. Assessore Ruggeri, in un anno di vice sindaco sei stato solo bravo a tagliare i nastri quando qualche artigiano a sue spese, qualche commerciante ha aperto un'attività, ti sei presentato lì con la fascia per tagliare il nastro. Che cosa hai fatto affinché quell'attività o quel cittadino abbia un supporto? Perché di questo si tratta. Tu sei uno dei maggiori responsabili in quest'anno che non ci sono io, della negatività di Salice. Tu hai il contenzioso. Abbiamo assunto una dipendente, l'avvocato Mele, che doveva risolvere tante cose, che doveva risolvere i contenziosi, che ce ne sono tantissimi a Salice, cominciando dalle buche, che purtroppo Salice ha il primato di avere la buca più grossa, non ce ne dimentichiamo queste cose. Un mare di cause, un mare di soldi che il comune deve pagare, perché non hanno trovato un'assicurazione buona, hanno trovato un'assicurazione con una percentuale altissima di franchigia, più di 1500 euro deve pagare il comune per ogni sinistro. Che cosa stai facendo? Dai soltanto l'incarico al tuo amico avvocato? Sembra che abbia una convenzione con questo amico di Meglie. Non ci sono altri avvocati a Salice? Altri professionisti? Lo chiedo a voi, cittadini. Quindi, assessore Ruggeri, tu hai la delega alla cultura. Il 15
di settembre è scaduto un bando per i beni culturali. Quando comuni dirigenti, comuni che non si vogliono far scappare l'iniziativa, appena aperto il bando, la prima ora utile, si sono accreditati, lo hanno fatto intelligentemente, siccome loro sono cosiddetti professionisti. Salice lo ha presentato il giorno 14, il 15 scadevano, il 14 lo hanno presentato. Quindi cittadini, 200esimo in gradatoria, non sarà mai finanziato, avvocato Ruggeri, figuriamoci se io non vorrei fare dei miracoli. Ma così facendo, tu che fai l'avvocato, pensa a fare l'avvocato, ritorna alla tua professione, perché stai perdendo come le camere d'aria bucate. Di questo si tratta, altro che voi il saluto dei cittadini. I cittadini non ti salutano o non vi salutano perché non rappresentate, non si sentono rappresentati i cittadini. Ecco la differenza fra chi lavora per il paese e chi ruba lo stipendio. Ecco perché i cittadini dicono: Gaetano, ma che cosa devo andare a chiedere se questi qua mi dicono sempre non c'è niente da fare, non posso fare nulla, sono incapaci, non hanno neanche la buona volontà di dire mo vediamo, perché non hanno rete, non hanno amicizie, non conoscono nessuno, sia a Salice che fuori Salice. A Salice determinati artigiani non li prendono più in considerazione, qua c'è una determina di un artigiano di Veglie che ha sistemato i bagni delle scuole, un'altra ditta di Monteroni che ha la manutenzione dei climatizzatori. Quindi cittadini, nessuno di Salice. Beh, questo che cosa significa? Che non hanno un buon rapporto con la gente, con gli artigiani, con i commercianti. Questo significa, perché quando c'ero io avevo un contatto diretto con le aziende, con le ditte, con gli artigiani. Di questo si tratta. La differenza, altro che cosa, che ti permetti di dire che è sottoscritto in consiglio comunale dice delle cretinate. Il sottoscritto ti dice la verità e la verità fa male. Questa è la differenza. Quindi avvocato Ruggeri, prendi le buone conclusioni, fai l'avvocato e ritorna ad essere un cittadino normale. Questo è il consiglio che dà Itaca, il consiglio che dà a tutti quanti, a questi rappresentanti della maggioranza. Poi c'è l'assessore al bilancio e ai lavori pubblici, il maggior artefice dell'aumento della Tari, della Tasi, dell'IPEF e dell'IMU, perché come è vero questo aumento è stato consigliato da lui, il superassessore al bilancio e ai lavori pubblici. Invece di diminuire le tasse, perché io così avrei fatto, mi sono consigliato con dei professionisti che mi hanno detto: Gaetano, si potrebbe pure fare, venire incontro a determinate iniziative. Quando si apre un esercizio, un'attività, si deve stare attenti, oggi come oggi, nonno che a quel commerciante, a quell'artigiano, a quel giovane, che cosa state facendo per i giovani?
Ci sono tanti bandi per i giovani, non sento parlare di niente per i giovani. E quindi dicevo, che cosa fai? Gli mandi una cartella esattoriale a quel giovane che ha aperto quell'attività di quasi 5.000 euro. Tu lo fai chiudere, lo metti subito in sofferenza, invece di aiutare queste iniziative, questi giovani. Tu che cosa fai? Li precipiti, il guadagno li togli, li succhi il sangue alle attività. Questa è la differenza che ci deve essere se volete veramente il bene del paese. Ma il bene non lo vogliono in questa maniera. Loro pensano solo, e come hanno pensato, a risolversi il problema dello stipendio. E basta, non c'è altro. Non c'è altro. Lui, oltre ad essere l'assessore del bilancio, è l'assessore dei lavori pubblici, dove gli ho detto in consiglio comunale che cosa stai facendo per quanto riguarda l'interpellanza che ho fatto per due strade che i cittadini non hanno il marciapiede. Ho una strada in campagna, Sarrapica Giuliani. Che cosa stai facendo? I cittadini che hanno costruito da 30 anni hanno bisogno di quel marciapiede, perché quel marciapiede è un loro diritto averlo. Perché se no quei cittadini, come tanti altri, si rivolge alla magistratura, ti fa causa e paghi le spese. Questo è quello che ha detto il consigliere Ianni, quello che Gaetano Ianni ha detto. Se ne escono e dicono, Ianni, tu evidentemente avevi qualche interesse presso quell'abitazione che non c'era il bilancio, che non c'era il marciapiede. Vergognatevi, vergognatevi, che so perfettamente che a Salice non è che ci sono soltanto quelle due vie, ma a quelle due vie, quando ero vice sindaco, io ho fatto dei sopralluoghi scritti con il qui presente maresciallo Monte, del corpo dei vigili urbani. Queste non sono fesserie, dottore Dondo, sono atti, perché ad un ufficio dei vigili urbani il sottoscritto faceva passare tutto di tutti, poi sono gli altri uffici semmai che devono prendersi la responsabilità. Ma tu, assessore dei lavori pubblici, che cosa hai fatto quando ti vedevi arrivare quelle segnalazioni da parte dell'ufficio? Allora, in tanti anni che fai l'assessore ai lavori pubblici, non sei riuscito ancora a fargli capire al capo settore le cose come stanno a Salice, perché lei, se è di legge, non pensa che a Salice sia bisogno del lavoro, e lui, lei incancrenisce i progetti. Se per un progetto di un'apertura di un'attività di parrucchiere ci vuole un anno, lei deve prendersi la responsabilità e andarsene una volta per tutte. Se tutti quanti i professionisti, gli architetti, i geometri, l'angolo, hanno una sofferenza quotidiana quando li presentano un progetto, quando li presentano una domanda. Sono anni che questo capo settore non è all'altezza di Salice, cittadini. I professionisti dove stanno? Questa è la verità. Gaetano Ianni mi ha detto sempre la verità e continuerà a dirvela. Io non sono un omertoso, questa è la differenza fra me e qualche altro amministratore, caro assessore 40. Questa è la differenza. Scusate, scusate che mi inalbero, ma quando la dici con il cuore la cosa, questa è la differenza. Questa è la differenza, cara Angela, che non sono omertoso, che mi sto zitto, che dico la verità. Se la pratica deve essere fatta da un tuo amico geometra o architetto o professionista, se non è il tuo amico, quella pratica rimane nel cassetto ferma. Questa è la verità. Andate dove volete, in procura, andate dove volete, ma alla Corte dei Conti il sottoscritto andrà, e adesso ve lo dirò il motivo perché. Quindi, assessore 40, prenditi le buone responsabilità, prendi questo caposettore e fallo cambiare una volta per tutte per il bene di Salice, perché è una vita che tu fai l'assessore ai lavori pubblici. Il papà tuo buon'anima era pure assessore, quindi capite perfettamente le cose come stanno. Siamo arrivati
al dunque pure, perché vi devo dire determinate cose. Le associazioni, infatti le abbiamo invitate, gli amici di Itaca, di Catania, le associazioni sono ormai diventate il cuore, i polmoni del nostro comune, sono tantissime le associazioni, associazioni culturali, sportive, sociali. Io a queste associazioni, stasera da qui sopra, li mando un monitor di guardare le cose come stanno a Salice. E voi, associazioni, molto tranquillamente, seguite questo consiglio. Invitate la maggioranza, molto tranquillamente, a parlare dell'operato, di quello che si è fatto o di quello che eventualmente si potrà fare. Perché determinate associazioni non possono essere trattate come sono state trattate in questi giorni. Lui tratta le associazioni secondo quello che gli viene in mente. L'ho fatto sul giornale, sono uscito su Salice. Hanno riportato fedelmente la mia dichiarazione che ci sono delle associazioni di serie A, di serie B e di serie Z. Io ti faccio una domanda, dottore Tondo. Il pulmino dove vengono utilizzati delle persone per aiutare quei bambini che salgono, quel servizio lo hai assegnato quest'anno solo a un'associazione, all'associazione parrocchiale, che non ho nulla in contrario all'associazione, ma ho qualcosa da dire sul tuo operato. L'anno scorso è stato dato anche al centro parrocchiale, ma alla Prologo e alla Croce Rossa. Che cosa è cambiato? Che cosa è cambiato in quest'anno? Ve lo dico io che cosa è cambiato, perché non è cambiato nulla nella Prologo, perché lui ha pensato di distruggermi cambio nella Prologo, perché nella Prologo la Presidente era Antonella Fiore, Angela. Antonella Fiore sapete perfettamente chi è mia moglie, e continua a lavorare come volontaria in parecchie associazioni, e lui sta cercando di mettere fuoco a questa Prologo. La Prologo a Salice è nata e crescerà sempre, perché in tutti i comuni la Prologo ha dato e darà quel suo contributo, perché tutti i comuni la Prologo, l'amministrazione paga lo stabile dove c'è, e invece a Salice è la Prologo di tasca loro che pagano l'affitto, e come si dice gli è capitato anche di farsi, cioè di arrivare, vedersi recapitata la tassa sulla spazzatura, 350 euro la Prologo. Tu ti stai accanendo, dottore Tondo, sulla Prologo. Lascia in pace tutte le associazioni, lasciale stare, perché hanno un loro importante ruolo in paese. Te lo sto dicendo, perché se no veramente andiamo in procura, andiamo dove vuoi, andiamo. Perché bisogna dire basta una volta per tutte a questo comportamento antidemocratico, perché le associazioni hanno tutti il diritto sacrosanto di avere uno spazio, e non le associazioni che ti vengono a inginocchiarsi dalla mattina alla sera e gli dai lo spazio. Grazie a un'associazione, come dicevo prima, si è ricevuto un premio sui sapori. Quel premio il CSM ha pagato, ha speso dei soldi. Questo premio, perché non sei andato tu a ritirarlo, dottore Tondo, con i tuoi soldi, che ce n'hai tanti? Tu dovevi andare a ritirare quel premio se volevi dimostrare alla cittadinanza, alla popolazione. Ma invece no, sei andato lì a fare passerella, come lo fa il tuo proconsole e tutta la tua maggioranza. Gli applausi te li puoi prendere, ma se fate qualcosa per il paese, ma se non fate qualcosa vi dovete soltanto vergognare quando salite sul palco, come sul palco l'altro giorno vicino al convento l'avete visti. Una vergogna, salivano sul palco a dire grazie, grazie Anna Maria Litta, grazie all'Associazione San Francesco. Ma grazie di che cosa? Che cosa hai fatto per l'Associazione San Francesco? Per quella manifestazione hai dato 10 euro, vergognati!
Chiedo scusa, cittadini, chiedo scusa. 10 euro. Poi Adama, tanto di rispetto di nuovo all'associazione, 5.000 euro per il jazz. Vedete che differenza, Marco? 5.000 euro contro 10 euro. Allora le associazioni, dovete svegliarvi. Allora, ragione le danno. Dobbiamo chiarire questi passaggi una volta per tutte. Quando ti parlavo dell'associazione Salice CE, non me ne voglia, ma le devo dire le cose, perché ormai gli anni è partito. Deve dire le cose perché non sono un apertoso. Lascialo perdere, Salice CE, mi diceva, lascialo perdere, Salice CE, perché quello non ci voteranno mai, perché sai perfettamente dove stanno. E io gli dissi, tu devi ragionare con il cervello, non devi ragionare con la pancia. Perché Salice CE, un'associazione di Salice, deve essere presa in considerazione per quello che fa, per quello che ha fatto e per quello che farà. E quindi dicevo ai cittadini dell'Associazione San Francesco. L'Associazione San Francesco, che sapete perfettamente ogni giorno che cosa fa per la nostra vivibilità quotidiana in mezzo con gli amici nostri cani. Allora, cittadini, dicevo, c'è il finanziamento che ho fatto avere io, che non lo sta tirando fuori, e lo sapete quindi perché non lo sta tirando fuori. Con quei 10.000 euro molti di quegli amici nostri avrebbero i box nuovi, l'ombreggiante. Io nel 2013 feci pulire quelle vasche che erano lì ferme da anni, qua ce la determina. E la feci pulire. Tu, assessore Fina, che cosa hai fatto? Che cosa stai facendo? Ma tutti quanti che cosa stanno facendo? Quindi l'associazione San Francesco è un'associazione importantissima come tutte quante le altre. L'associazione San Francesco deve sapere che c'è un modo per poter aiutare anche legalmente la vivibilità di qualche nostro amico che è stato preso. Ho scaricato da Facebook una foto di Anna Maria con un bel nostro amico che stazionava nella stazione. Un cane che non faceva male a nessuno, ma purtroppo qualcuno l'ha voluto mettere in carcere, l'ha voluto carcerare. E quindi, dicevo, la Associazione San Francesco deve sapere che il sottoscritto ha promosso la legge, e parlo di legge, cittadini, la legge regionale per il cane di quartiere. Attuamola una volta per tutte. In questo modo si può togliere Sansone dal lager, Anna Maria. Mi ero insediato e la proposi subito, perché due signore che si occupavano e si occupano ancora, credo, del randagismo, mi vengono a chiedere che danno, c'è un cane verso il convento, verso la struttura che sta nascendo, che ci piange il cuore quando piove, non sappiamo, però sta lì, danno da mangiare. Guarda, non ti preoccupare, mi puoi fare una cuccetta, perché è la legge che ce lo consente, la legge che ci può dare una mano, fagli una cuccetta, la metti dove vuoi. Mentre la cuccia, qua potrei testimoniare, potrei chiedere pure, se dire a Salvatore se sto dicendo una fesseria o meno. Salvatore. E quindi fecero fare questa cuccetta. All'indomani, l'ira di Dio, furono chiamate queste signore minacciandole. Togliete immediatamente quella piccola cuccia, perché se no vi denunzio. Ma sindaco, abbiamo chiesto al vice sindaco, c'è la legge. Chi è lui non è niente, io sono il sindaco. Vergognati.
Quindi Associazione San Francesco, cittadini, vedete un pochettino, ci sono le leggi per tutelare questi amici e andate avanti come state andando avanti, perché comunque queste persone politicamente non dureranno più. Non dureranno perché ormai il dato è tratto. Possono continuare, possono fare quello che vogliono, ma sicuramente non avranno più la possibilità di amministrare questo comune. Io, come dicevo l'altra volta, lavorerò affinché ci sia una stragrande maggioranza che amministri il popolo di Sarice, che il popolo di Sarice venga amministrato. Lavorerò per questo. Però, cittadini, svegliamoci, stiamoci attenti a questi passaggi importanti. Le associazioni che si dessero una mossa, che si promuovono questi incontri, perché le associazioni, vi ripeto, non sono di serie A o di serie B o di serie Z, le associazioni sono quelle e basta. Non perché il CSL, che è un ente di formazione di Casarano, è venuto qua a gestire il centro polifunzionale. Quel personale del centro polifunzionale, dottore Tondo, fallo ruotare, perché non esistono soltanto quel tipo di personale uguale a quello, ce ne sono tanti altri giovani, tante altre professionalità, fallo ruotare, perché quelli che ci sono guadagnano dei soldini pure, ma è ora che diano spazio agli altri giovani. Queste piccole cose, questi piccoli spazi che vengano una volta per tutte dati a chi lo merita e non quello che è accaduto anche nel centro polifunzionale. Perché assessore Fina, come ti dicevo, io parlo in faccia, con gli occhi sempre in faccia, mai dietro le spalle, mai, sempre diretto. Tu stai coprendo qualcuno nella casina Riva che fa quello che vuole, non paga affitto, non paga luce, e ci sono i commercianti invece che pagano e che stramano e gli pagano pure le tasse e gli mandano la spazzatura. Quindi assessore Fina, prenditi le responsabilità una volta per tutte, non che fai quello che fai, il nulla, incapace. Gli hai rubato i soldi a tuo padre per tanti anni all'università, l'Agostino si potrebbe girare, sottogirare, ti prenderebbe a scarzoni, ti prenderebbe. Vergognati, ti permetti, come dici che io non ho le mani pulite, vergognati Arcangelo Fina, vergognati, non mi interessa se non mi saluti, poi fai quello che vuoi, però è arrivato il momento che tu te ne vai, che cosa fai in quello studio, ti dovevi vergognare. Tu sei stato eletto grazie ai voti di tua sorella, io non ho sorelle o fratelli medici condotti, vergognati, che cosa fai? C'è il conflitto di interessi in quello studio dove c'è il tuo amico dottore Tondo che fa il sindaco, per modo di dire. Non ci mettere più piede, se no veramente vado alla Procura della Repubblica. E questo non è una minaccia, ma è un dato di fatto, lo sapete tutti quanti, che cosa faceva in campagna elettorale. Prima di entrare dal medico mi chiedeva i voti, perché doveva essere il primo degli eletti, perché si era messo d'accordo con qualche amico, perché lui doveva fare il vice sindaco, doveva fare. Vergognati, tu non hai niente da comunista, non c'hai niente, sei un borghese peggio dei borghesi. E l'altro giorno ho salutato una signora che ha partecipato nella nostra lista, era qua seduta, che proponeva dei referendum abbastanza importanti. Parlo della dottoressa Tania, che forse sarebbe chiaro, sarebbe un momento buono per dirle, Fania, forse quella sede di assessore
ti toccava a te di diritto perché tu ti sei spesa qua, ti sei spesa in campagna elettorale e invece qualcuno ha preferito andare in giudizio e a farci perdere la causa e invece tu dovevi fare l'assessore, cara Fania, a questo punto. Quando io dicevo qualcosa in maggioranza non veniva ascoltato perché dicevo la Fania si è spesa insieme con quell'altra signora. E quindi l'assessore Damone, un motivo in più per andartene, perché veramente, veramente, per tutto quello che ti ho detto, per quello che sai perfettamente, sei un'abusiva, sei un'inquilina che non può continuare a rovinare il paese. I servizi sociali sono i bisogni della gente, mi ripeto, e quindi non si può continuare così. Ma con tutti avete visto, quindi voi dite che l'hanno potuto, mi io senti no, forse io ho le mie responsabilità e me le assumo le responsabilità, perché se devo andare alla Corte dei Conti, come andrò sicuramente per un finanziamento GAL, c'ero io in giunta, ma io gli dicevo state lì attenti, quelle finalità sono ben diverse, quelle finalità di quel finanziamento devono servire per aprire uno sportello agrituristico a Salice. Insieme con Franco Alemanno, consigliere regionale delle Pro Loco, quante volte siamo venuti e voi l'avete preso in giro quel signore che diceva la verità, e l'altro giorno con il presidente Lazzari regionale ha detto qualcosa, ha detto finitela di non fare nulla, perché questi sono dei treni, perché se non salite adesso con questi treni li perderete e non salirete più, gli ha detto la verità. E che questo che cosa significa, cittadini? C'è bisogno uno di fuori a venirci a dire le cose, noi non le sappiamo, il Gaetano Diani vi le sta dicendo le cose, questi sono incapaci di recepire dei fondi dappertutto, treni che non passano più. E a proposito di treni, il Frecciarossa, lui che lavora alla provincia, il nipote, che cosa hai fatto? Non hai fatto nulla affinché quel Frecciarossa sia anche rappresentato da noi salicesi, ma non perché il sottoscritto può usufruire per andare a Bari o a Roma, ma perché il Salento deve essere unito e tu non l'hai fatto. Altro che ti fai di self ridendo, si dice così, no? Con il telefonino, una cosa serissima, si era perduto quel ragazzo arabo e si mette a ridere, bravo, bravo. Si mette a ridere in prefettura. Stai in un posto dove devi essere sacrosantemente fermo a capire perfettamente quello che stai facendo e che cosa stai rappresentando, perché stai rappresentando la comunità salicese. Stai in prefettura, stai, e ti metti a ridere. Vergogna, di questo sanno fare. Come ridevano in consiglio comunale. Come si è messo a ridere su una cosa importantissima. Perché, cittadini, sotto tutto l'onda di questa negatività che vi ho detto, a Salice sta nascendo, o è nato, o ne nasceranno altri, una reazione molto, molto importante. La nascita di comitati spontanei. E tu ti metti a ridere sul comitato Robin Hood, che si interessa. Ti senti male quando qualcuno fa le foto e ti dice che questa cosa non va, questa cosa non va. Significa che il comitato sta facendo emergere le negatività e piano piano non arriveremo soltanto all'erba che fanno emergere, ma emergeranno tutte le malefatte di questi amministratori che devono andare a casa una volta per tutte, cittadini. Questo deve emergere. Questo deve emergere. Ecco perché devono andare a casa, cittadini. Voi non sapete tante altre cose, ma non mancherà occasione, anche se non vorrei disturbarvi. Però stasera vi vedo in tanti. Grazie. Io vi ringrazio come sempre. Però Gaetano è in mezzo a voi. Non sarei riuscito a rimanere a casa, zitto, nell'associazione. Me l'avete consentito. Grazie Angela, grazie all'associazione, grazie a voi tutti quanti.
perché non so stare zitto, non so stare fermo, perché sto in mezzo a voi. Questa è la differenza fra me e qualche altro, perché le cose che ho fatte si vedono, stanno sulla carta e si vedono anche con gli occhi. Questa è la differenza, quante cose ho fatto e quante cose potremo fare insieme. Ma Gaetano, dici, tu non puoi scomparire? No, io sono a disposizione dei cittadini, questa è la differenza. Fin quando non ci sarà una classe dirigente che potrà sostituirmi, che potrà dire la sua, e in quel momento mi farò di fianco, non di dietro, di fianco. Ma oggi come oggi, di fronte a questa negatività, ci vuole alla selezione idea, ci vuole una persona come me e ci vuole la collaborazione di tutti, cari cittadini. Perché di fronte a queste negatività è logico che la popolazione deve, non in termine brutto come poteva accadere, fare una sommossa, ma diteglielo chiaramente, che partissero dalle associazioni, che partissero dai comitati, che partissero dai singoli cittadini, ma tutti quanti uniti dobbiamo dirglielo chiaramente, che non possono continuare a creare dei danni irreversibili, perché c'è la possibilità, affinché Salice, con una nuova progettazione, con dei valori chiari, con una rete di persone che possono mettersi a disposizione di Salice e fare una progettazione seria, Salice si può riprendere. Però questi non ci possono essere. Dobbiamo andare alle elezioni, dobbiamo andare in campagna elettorale e voi dovete votare il prossimo sindaco e la prossima amministrazione che faccia solo ed esclusivamente, una volta per tutte, i vostri interessi per il bene di tutti quanti noi, per gli anziani, per i bambini, per tutti quanti noi. Assessore ai servizi sociali, che cosa stai facendo per gli anziani? C'è stato un bando, non ne hai parlato. L'altro giorno c'era l'assessore al welfare Totonegro alla regione dove lavoro, il 15 di settembre c'erano presenti tutti i comuni, tutti i piani di zona. Tu dove stavi? Salice dove stava? Salice a questo primato, cittadini, il primato negativo di non essere presente da nessuna parte. Questa è la verità, altro che vai a Milano a fare passerelle. Vergognati, dottore Tondo, ti devi vergognare. Grazie. Io, cittadini, potrei continuare all'infinito, ma non devo convincervi più di tanto. Ho parlato, ho detto quello che si doveva dire, con le carte alle mani, non che lui dice che dico fesserie. Il canile è una cosa importante. Tutto il cibo, per esempio, che viene eliminato da parte, per esempio, delle mense. Anna Maria, può essere utilizzato. Questa è una proposta che ti lancio. Tu dici, ma lo devo raccogliere io. No, si vede, si parla e vediamo di fartelo mandare affinché questi amici abbiano la possibilità di non mangiarsi fra di loro, di non sbranarsi di fame fra di loro, ma bensì di vivere, di avere un boccone anche loro. Quindi ci sono tante cose che si potrebbero fare per Salice. Assessore Fina, non penso che l'ha tagliata qualcuno stasera. Ma se passi, perché tu dici che giri con la macchina tua, io invece giravo insieme con i vigili, io facevo il mio dovere, facevo il mio sacrosanto dovere, e se il caso lo faccio ancora, a chiamare le forze di polizia urbana, per quello e quell'altro problema, non mi tiro indietro perché c'è personale serio, personale che si mette a disposizione della cittadinanza. Passa in via Marzabotto, le scuole elementari, le aiuole, c'è l'erba, cittadini, che è più alta dei bambini.
Questo è l'assessore Fina, che fa l'assessore insieme con gli altri assessori e insieme con il dottore Tondo, insieme con qualche altro. Noi paghiamo fior di quattrini alle ditte per la manutenzione del verde. Quando il sottoscritto ha fatto pulire il canale che parte dal passaggio livello alla vecchia traversa, mi dicevi, ma sì, a testa pensane. E invece si è realizzato, si è fatto. Quel canale era sporchissimo, non era stato mai pulito. Quel canale, quella strada era stata allargata dall'allevore assessore Gravini, il Mino Gravini, e l'ho salutato stamattina e mi sono pregiato di salutarlo, perché a te ti dà fastidio quando nomino il Mino Gravini, sindaco. Ti dà fastidio quando nomino qualcuno che ha saputo amministrare, qualcuno che ha fatto del bene a Salice. Tu invece non hai fatto niente, non hai fatto niente, sia quando eri vice sindaco con il dottore, con l'avvocato De Miti, e sia adesso. Vieni qua sopra e di quello che hai fatto e vedrai i fischi che prenderai, il primo sarò io. Perché veramente non sai quello che dici, non sai quello che fai. Il consigliere provinciale Rosato ti ha fatto delle domande esatte e tu non sai neanche delle carte che esistono se non esistono al comune. Sei fuori di testa. Tu che sei un medico, pensa a fare il medico allora e non fare più l'amministratore una volta per tutte, perché hai creato dei danni irreversibili. Quindi cittadini, vi dicevo, io potrei continuare all'infinito. Quando lui si impressionava di andare a Bari, che non conosce ancora la strada di Bari, io ero lì alla tutela dell'ambiente di Salice, cittadini, e ve lo leggo. Il Comune di Salice esprime parere sfavorevole alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico proposto dalla società Sorgenia Solar, conformemente a quanto vedevo sopra. Questo era un mega impianto che doveva sorgere nella zona del Palombaro. Il sottoscritto in data 26 luglio 2012 andava a dire no a quel colosso, che stava rovinando l'ambiente di Salice, perché dissi basta impianti, basta. Io mi presi la responsabilità e sapete perfettamente di che responsabilità parlo. E loro avevano paura di andare a sottoscrivere questo è un atto, conferenza dei servizi, Bari, 26 luglio 2012, ore 10:30. Vergognati, tu dici che dico cretinate, questo è un atto che non Salice, tu mi devi ringraziare, io faccio le cose e non le dico, però certe volte quando mi tiri per i capelli che non c'ho, però io vengo qua sopra e te le dico, le cose, te le dico, impara una volta per tutte a sapere chi vuole bene a Salice, una volta per tutte, e il sottoscritto l'ha dimostrato, su fatti veri, per delle cose che ha fatto, che sto facendo e che farò, cittadini, insieme con chi vorrà accostarsi a questi valori che vi ho detto stasera, questi valori di serietà, di venire incontro alle esigenze del bisognoso. Loro non sanno cosa significa problema. Il sottoscritto nell'Associazione Italia dappertutto, quando affronta i problemi li affronta di petto e li ha risolti. Problemi di largo respiro per quanto riguarda la comunità, e ve ne vorrei fare un elenco di tutti i finanziamenti che sono arrivati e che mi sono interessato, grazie anche al consigliere Blasi, ecco perché ha preso quei voti a Salice. Cittadini, ma anche la quotidianità, le piccole cose che fanno le grandi cose. Se abbiamo risolto il problema quest'estate alle case popolari,
E adesso, grazie ad Angela, che è diventato punto di riferimento di quelle case popolari, punto di riferimento certo, che si interessa ogni giorno delle problematiche di quella zona, e perché ha intravisto e perché hanno toccato con mano la realtà dell'Associazione Italia di Gaetano Vianne, di come affronta i problemi con il cuore, sempre. L'ho fatto, lo faccio e lo farò. Cittadini, vi dico soltanto un'ultima cosa, vi invito a riflettere contro l'omertà, contro l'azzittire il cittadino. Questi hanno aumentato le tasse e non possiamo non tenere in considerazione quello che hanno fatto sulle tasche nostre, che si ripercuote negativamente, perché se uno deve pagare le tasse e non può andare a fare la spesa, è finito di vivere i cittadini. Dobbiamo essere realisti una volta per tutte, non lo dovevano fare, questa è l'ultima cosa che potevano fare e l'hanno fatta, non hanno pensato due volte a farlo, hanno scelto la via migliore per loro, aumentando le tasse, quando si poteva fare altro, cittadini. Quindi contro questo azzittire, svegliamoci questo torpore, associazioni, muovetevi, io stasera ho lanciato delle proposte serie, prendetele in considerazione. Cittadini, io mi accingo a terminare. Vi saluto tutti quanti. C'è qualcuno che è amico, qualcuno che mi sarà nemico da stasera, ma non mi interessa, perché ho detto delle cose vere, cittadini, e non mi interessa assolutamente se qualcuno non mi saluterà, deve stare soltanto al suo posto a riflettere, perché i cittadini e noi tutti siamo stanchi di vivere in questa maniera. Io ho accettato di entrare in maggioranza perché dovevamo fare delle cose bellissime per Salice, non me l'hanno consentito e dopo un anno che sono uscito io non ci voglio rientrare e non ci rientrerò mai. Altro che mi vuoi dare lo zuccherino per 6 mesi al CGS, stai calmo, parcheggio, di non ti preoccupare, fra 6 mesi, gli ultimi 6 mesi farai il vice sindaco. Cittadini, queste cose non si dicono, non si fanno. C'era un progetto, quel progetto lo hai fatto cadere. Vi ho detto assessore per assessore quello che non hanno fatto e quello che hanno fatto di negativo. Ho parlato delle associazioni, muoveteli una volta per tutte, per il bene di Salice. Iniziamo dalle associazioni. Stasera ho parlato anche del comitato, questi comitati che fanno bene a esistere per il bene del nostro paese. Cittadini, vi abbraccio affettuosamente, alla prossima, grazie.